campionato si interrompe per la pausa natalizia, ma l'attesa degli appassionati sarà ripagata l'8 gennaio con un match che emoziona al solo pensiero. Rangatella Pub, Checco dello Scapicollo. Il Ciria ci aprirà le porte alla sfida tra la prima e la terza della classe. Una sfida idealizzata da tanti, una resa dei conti tra i soliti dominatori e chi vuole prendersi lo scettro interrompendo così il monopolio dei campioni. Sarà la sfida delle stelle, Morexi, Placido e Faresce da una parte, Maramao, Quox e Capolei dall'altra, solo per citarne alcuni. Ma se per sapere chi sarà la stella più luminosa a brillare bisognerà aspettare l'otto, in molti nel mondo della Lega hanno detto la loro. Tommaso D'Anversa, ad esempio, si aspetta tanto spettacolo. Con due squadre così, come dargli torto? Sicuramente sarà una partita per i valori in campo eccezionali. Sono le due squadre, secondo me, a livello squisitamente tecnico, insieme alla Venere in bikini, più forti. Quindi sicuramente ci sarà, insomma, per chi ama questo sport, da divertirsi. Anche Andrea Lanzi del BMD Giannicolo si aspetta che a vincere sia la qualità. Un match di altissima qualità sicuramente. Secondo me, come sapete, il Checco è sempre la squadra più forte. Però so anche che la Ragnatela ha giocatori fenomenali, ha giocatori che sicuramente possono mettere in difficoltà il Checco dello Scapicollo. Il Checco forse non stradomina il campionato come la passata stagione, ma da tanti è additato ancora come il più forte e nonostante le tre sconfitte rimediate è tornato a guardare le altre dall'alto verso il basso. I padroni di casa si sono resi protagonisti di un avvio straordinario, ma nelle ultime due giornate hanno dovuto fare i conti con un lieve calo, rimediando solo un punto in due incontri e subendo il sorpasso da parte dei rivali. Sarà una sfida difficilissima, ma secondo Messali, presidente del Pixaboom, forse le motivazioni potranno dare una spinta in più alla Ragnatela. Vedo che i risultati stanno dando ragione a Ragnatela e poi sembra ottimi ragazzi. E chiaramente, ecco, pure lì forse loro hanno più motivazione che Checco. Avrete la pancia piena per i pasti luculliani delle festività? Non importa, liberate lo stomaco e non prendete impegni per l'otto. La Lega riparte col piatto più prelibato. Non potete mancare.